Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Euro Truck Simulator, signori. La Maullo SPA Spedizioni torna a battere le autostrade per completare il suo obiettivo, ovvero che è quello di raggiungere la città più in alto d'Europa, praticamente presente su questa mappa. Signori, allora, detto questo, prima di partire col video vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come su Instagram come Maullo941. 41, il link lo trovate in descrizione e ricordatevi che vi aggiorno sulle stories, sull'uscita dei prossimi video, sulla programmazione e sulle live che faccio sia su questa che sull'altra piattaforma. Detto questa caterva di informazioni che mi stavo impappinando, partiamo con il video, raga. Ok, signori, noi non abbiamo un camion nostro come al solito, ma ci appoggiamo a lavori che ci danno altri, che diciamo è meglio perché se distruggiamo il camion non ce ne frega nulla, glielo lasciamo lì, bello, parcheggiato e ce ne torniamo a casa come se nulla fosse. Noi l'ultimo viaggio che gli abbiamo fatto siamo arrivati a Francoforte, signori. Il nostro obiettivo, io lo ricordo sempre per chi si fosse collegato da poco al canale, è arrivare a Bergen, cioè la città più alta possibile. Poi, se un domani dovessimo mai arrivarci, sarebbe bello fare una live in cui ripartiamo da Bergen e riscendiamo da dove siamo partiti, signori, ovvero da Palermo, farla tutta in live. Questa però è da vedere, da valutare. Allora, un passo alla volta. Noi siamo a Bergen. No, noi siamo a Francoforte. I lavori possibili sono Dortmund. Mi danno, quanto cazzo mi danno? 3.000 euro, praticamente 3.700 euro. E che porto? Porto, uva. Ah, dai, ci facciamo una bella bevuta di uva. Quanti sono? 241 km, signori. Io direi di non perdere tempo perché Nürnberg è più sotto. Dortmund, scatole vuote. Che c'è? Famo che scatole non vuote. Quantomeno plastica usata, ma che schifo. Imballaggi usati. Signori, con il nostro Iveco, decisi. Decisi. Easy busy lemon squeezy, ho sbagliato tasto, mannaggia a me. E con il nostro Iveco, signori, andiamo a Dortmund, portiamoci l'uva. Mezzo carico sarà vuoto perché ce la berremo tutta, faremo uva direttamente, faremo vino direttamente, spero di non portare gli aceto. E però va bene, dai, andiamo all'avventura, signori. Ok, allora, fermi tutti, io non ricordo una cippa di nulla. Questo è il nostro. Allora, che il camion non me lo ricordo, quello è il nostro lettino, perfetto. Allora, se non sbaglio si accende con E. Ok, l'audio è messo al massimo, quindi dovreste sentire tutto. E le dovrebbero essere luci, accendiamo tutto. Così vado a sinistra, così vado a destra, ok. Così accelero. Così metto la freccia a sinistra, freccia a destra. Ok, ho dovuto un attimino risistemarmi. Raga, non mi ricordavo una cippa di nulla di come si guidava sto cazzaro di camion. Ok. Ci siamo, signori. Dortmund ci aspetta. Vediamo se riusciamo a vedere anche Haaland durante una partita. De qua posso guardare. Ah, io giocavo così, ok. De qua. Evitiamo di prenderci il cancello subito così in partenza. Bella così, ok. Siamo riusciti a uscire dal garage senza problemi, signori. Questa già è tanta roba. Questa già è tanta roba. Qui c'è un semaforo rosso. Ok, fermiamoci. Dobbiamo andare di là. Quindi metti la freccia, frena, due macchine verdi, signori. Non l'avevo mai vista, due macchine verdi contemporaneamente, però vabbè. Ehi, questo è passato vicino. Dai così, dobbiamo rispettare i semafori, signori, se no ci pigliano le multe. Arancione, verde, ok. Riusciamo a fare la curva senza pigliarci niente davanti, lo spero. Vabbè che il camion non è nostro, come ho già detto, signori, quindi pure se lo distruggiamo tutto, chi se ne, come si suol dire. Ok, il viaggio è partito, signori, sono le... da cazzarola l'orario, sono le 9:52. Abbiamo 3 ore e 45 minuti di viaggio secondo il videogioco. Che bella quella torre là sopra. La Germania è fatta bene. E, dicevo, siamo a quanti chilometri? A 240 km. Il semaforo è verde, lo devo pigliare per forza. La pigliamo in maniera sportiveggiante, signori. Curva decisa. Ai, palo! Voi non avete visto niente, signori. Voi non avete visto niente. Voi non avete visto niente. Ho preso una curva un po' sportiveggiante. Fermiamoci. Ma si è rotto il camion? No, non mi segnala niente. È tutto a posto. C'ho un palo tra le consegne da portare a casa. Però va bene. Dettagli. Ma io posso bruciare un rosso? Dico. Quello è passato con l'arancione. Bastardo. Con la Fiat 500L. Mi ha fregato. Ha avuto lo scatto migliore del mio. Ma io posso bruciare i semafori? O devo per forza stare attento a tutte cose?
Ci sono rotto le scatole. Allora, limite 50. Sicuramente i limiti in strada me li mettono nel fondoschiena sempre, signori. Perché se io non prendo un autovelox a video, non siamo noi. Non siamo noi. Quindi va bene così. Allora, va bene. Per ora il viaggio prosegue, signori. Ci vediamo fra un poco. Una volta sapevo salutare i tizi con gli altri camion. Adesso non mi ricordo più neanche qual è il clacson, praticamente. Qual è il clacson? Jay? Ah no, Jay, ah che carino! Con Jay faccio le cose lampeggianti, così metto gli abbaglianti. Sto scoprendo tasti nuovi, signori, interessante. Con I, con T. Io devo girare di qua, mannaggia! Mannaggia la pop-up, stavo per perdere l'uscita dell'autostrada. Posso fare una manovra pericolosissima? Sì, la posso fare e la faccio. Ciao mucca, ti supero. Va bene, signori, ci vediamo durante il viaggio. Perché sennò qui la cosa si promette molto lunga. Siamo a quanti chilometri siamo? A 222, va bene, siamo ancora molto distanti. Ce la faccio a superarlo secondo voi senza fare danno? Ce la faccio? Ce la faccio? No, 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 no. Mi ha risuperato lui, bastardo! Aspetta che gli pigli la scia. Dai, 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 pigli la scia, pigli la scia. Non riesco a prendere la scia. Mannaggia lui, è più veloce di me. Guarda come corre quel cavazzolone di autobus. Noi stiamo andando a 89 km/h e quello sta andando a 100. Non lo sa che c'è il limite di 80. Lui non glielo prendono la multa. Mannaggia lui, e che non glielo dice pure. Mannaggia lui. E a chi non glielo dice pure. Hakuna Matata, parapam, sembra quasi poesia, parapam. Hakuna Matata, tutun tun, questo camion porterò alla consegna e riuscirò a non fare danno. E il camion sano gli porterò. Oddio, già un palo me lo sono preso pesantemente davanti, che non mi ricordo nemmeno che palo l'ho preso talmente veloce, signori, che non mi ricordo nemmeno cosa c'era raffigurato in quel palo. Però, dettagli, ce l'abbiamo nel retrotreno praticamente. Oh, finalmente l'autobus, ti svernicio così. Abbiamo sverniciato l'autobus di prima, signori. Soddisfazioni, questo che sta a portare? C'è i colori della bandiera italiana, questo deve essere italiano. Ciao, collega! Se sapessi suonare, li suonerei, ma non so suonare, quindi non li posso suonare. Questo con sta jeep che deve fare. Oh, zio, supera e non rompere le scatole. Questo c'ha le mucche. Ciao, mucche! Saluta le mucche. Vabbè, occhio! Vabbè, signori, però uno non si può distrarre un attimo che ti salgono addosso. Quello mi sta venendo addosso in maniera pesante. Dai, è così. Dove siamo? Siamo a 150 km più o meno dalla destinazione. Signori, bentornati. Qui è il comandante che vi parla. Il nostro autotreno viaggia alla velocità di 94 km/h. Le macchine ci superano anche a destra, cioè non c'è più religione, signori. Dovrebbero superare tutto a sinistra, invece ci superano. Guarda, doppio sorpasso, destra a sinistra. Ma che stiamo a dire? Comunque, ritorniamo. Qui è il comandante che vi parla. Siamo in direzione Dortmund. Procediamo a una velocità di crociera di 89 km/h. Siamo 10 km sopra il limite di velocità, che è di 80. Abbiamo inserito la marcia numero 12 e siamo a una distanza di 100 km dalla nostra meta di destinazione. E il viaggio per ora sta andando bene, nessuna situazione particolare. L'asfalto è liscio. A destra potete notare delle, non so che cosa sia quella cosa, una gru, sì, è una gru che ci guarda. Le indicazioni stradali indicano finalmente Dortmund. Quindi, signori, ci avviciniamo alla nostra meta, che è distante ancora 90 km. Sono le ore 9:16. Abbiamo ancora 1 ora e 24 di tragitto da dover percorrere secondo il videogioco. Ma penso che tra 3 minuti il video finisca. Quindi, non vi preoccupate, signori, non vi annoiate, state tranquilli. Tra un poco passeranno le nostre hostess, che sono adibite a portarvi i panini, i cioccolatini, caffè, caramelle, carrube, aranciate e Coca-Cola. E spero che il viaggio sia di vostro gradimento e ci sentiamo al prossimo aggiornamento. Qui è il comandante Maullo che vi parla, informa i signori viaggiatori che siamo a 32 km dall'arrivo alla nostra destinazione. Sulla destra abbiamo l'uscita che devo prendere al volo, se no restiamo in autostrada e questa cosa non va bene. Però siamo riusciti a prendere anche un poco di erba, dai, è così, sportiveggiante, come direbbe qualcuno. Ok, leviamo la freccia, Mondial Casa ti aspetta. Perfetto, ok. Riusciamo a superare qua il camion. Spero nessuno si sia vomitato dei nostri passeggeri. Ma trovate davanti a voi il sacchettino per poter vomitare eventualmente. Vi sconsiglio di farlo attraverso il finestrino, perché potreste ritrovarvi tutto in faccia, o il passeggero dietro di voi potrebbe
ricevere qualche spaghetto mangiato a pranzo. Detto questo, signori, io inizio a intravedere, sì, si inizia a intravedere la nostra destinazione. Siamo a 12 km dall'arrivo, siamo in perfetto orario, siamo a 13 minuti dall'arrivo del nostro mezzo. Sono le 8.50. Che cazzo dice le 8.56? Come fanno ad essere le 8.55? C'ho l'orario che va indietro nel tempo, signori. Sono le 8.54, poi diventano le 8.55. No, ora sono le 9.54. Aspetta, porca miseria, questo ha frenato di botto. Dortmund esplorata, apposta. Abbiamo bruciato un semaforo rosso a Dortmund e l'abbiamo esplorata. Quindi se volete esplorare Dortmund, vi basta bruciare un semaforo, signori. Bruciate un semaforo e avete esplorato Dortmund. Qua che riusciamo a fare? Riesci a frenare? Zio, frena, 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 frena. Controllerei i freni, fossi in voi. Se no, voi si muove. Controllerei un attimino i freni perché non funzionano bene, non funzionano benissimo. Comunque spero che il viaggio sia stato di vostro gradimento. E la Maullo Trasporti. Dai, ho danneggiato un po' il camion. Ma dai, esagerati. Per una picchiata così. Ma io devo girare di qua. Sì, devo girare di qua. Siamo arrivati, che cosa carina. Stavo dicendo, questo viaggio è andato fin troppo bene, nessun problema, e invece ce lo siamo presi nel deretano all'ultimo. Ma perché mi ha frenato lui in maniera così, signori? Non è stata colpa mia. Dobbiamo parcheggiare là, se non sbaglio. Quindi gira sto giocattolino, giralo, 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 ok. Bello così. Ora di qua lo giriamo di nuovo per saltare le manovre. No, le manovre sono le uniche cose che so fare, almeno più o meno. Riesci a metterlo in posizione? Dovremmo esserci, signori. Dovremmo esserci. Ehi, fermati. Ok, abbassa il carrello. Signori, la Maullo Racing vi ringrazia. La Maullo Racing, sì, la Maullo Trasporti vi ringrazia per aver scelto il nostro trasporto. E abbiamo offerto vino in quantità abbondante. Il viaggio è stato soddisfacente. Bella così. Ci siamo portati a casa un bel po' di punti, un bel po' di soldi. Va bene, non mi lamento. Va bene, signori, detto questo vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo sempre qui sulla piattaforma per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!